Motori in posizione! Il comandante prende il timone! Spiegate quella vela! Abbiamo avvistato dei rottami! Battete con tutte le vostre forze! È una zona pericolosa, comandante. Potremmo incontrare dei pericoli. Thank you.
abbiamo niente da temere. Alzare la vela! Pronti per l'attracco! Preparate i remi! Vele pronte all'attracco! Non mi farò intimidire. Riforniamo gli alloggi e raddoppiamo le ronde. Se paro in via dei soldati, voglio saperlo non appena mettono piede a terra. Sì, Arconte. Ma, Arconte, Kersis, i mercanti... Lo so che sei preoccupato. Ma la cosa più importante è proteggere la città e le cave. Potete andare. L'assemblea è finita. Alexios. Ma come? Quando chiudo gli occhi ti vedo ancora cadere. Credevo di averti perso. Cassandra è ancora viva.
È con loro, non è vero? Mi sono dovuta rifare una vita. Lo capisci? E adesso scopro che sei vivo. Che siete entrambi vivi. Sei davvero tu. Non è uno scherzo degli dèi? No. Ti ho trovato. Tua sorella. Dobbiamo assolutamente liberarla. È troppo tardi. Vi ho già persi una volta. Non accadrà mai più. Che cos'hai? Come hai? Io ho molte domande. Ne ho tante anch'io. Ma chiedi e ti dirò quello che posso. Cosa ti accadde in Argolide dopo quella notte? Trovai tua sorella e corsi da un giovane apprendista medico, Ippocrate. Credetti di averti perso. Non ero pronta a perdervi entrambi. Ho parlato con lui di recente. Ricorda ancora quella notte. Quando i guaritori del Tempio di Asclepio mi dissero che Cassandra era morta, mi si spezzò il cuore. Voi due eravate tutto per me. Ma lei è sopravvissuta. Loro ti mentirono. Dovevano aver compreso che era speciale e la consegnarono alla setta. Cosa intendi con speciale? Che succede? Dei soldati di Paro sono appena approdati nel covo. Un piccolo gruppo, forse una dozzina. Maledizione. Timo, raduna le truppe. Le domande dovranno aspettare, tesoro. Voglio aiutare. Immagino saprai usare quelle armi. Meglio dell'ultima volta che mi hai visto. Bene, vieni. Chi è che ci attacca? Paro, dall'altra parte della baia. Sembra che Silano sia stufo di dividere il commercio del marmo. Perché ora? Paro ci ha sempre dato. Andiamo. Mi aspettavo l'attacco, solo non così presto. Suppongo che i tempi del dialogo siano finiti. Gli alleati dimenticano la lealtà di fronte alle opportunità. Perché lavori con Sparta dopo tutto quello che è successo? Paro si è alleato, quindi non mi hanno lasciato altra scelta. Ti serviva supporto! La rivalità con Paro è una cosa, ma l'hanno trasformata in una guerra. La loro alleanza con Atene era poco perché Nasso potesse affrontarla da sola. Si stiano muovendo.
Qui non c'è niente. C'è sempre stata rivalità tra le isole. Dopotutto, Paro e Andro un tempo appartenevano a Nasso. E invidiano anche i nostri artigiani. E ora? Credono di meritare di espandersi. Il loro oligarca vuole spiegare le ali. Ma noi gliele tarperemo prima che possa farlo. Non sanno con chi hanno a che fare. Mi ricordi Nicolao. Combatti come lui, in modo astuto e spietato. Sarebbe fiero di te. Non ho mai dimenticato i vostri insegnamenti. Ho avuto un ottimo addestramento. Volevo che fossi invincibile. E lo sei.
Voglio sapere chi è il mio vero padre. Ma come lo sai? Mi è stato detto. Nicolao, l'hai incontrato? In Megaride, sì. Nicolao era tuo padre. Fu lui ad allevarti. Finché il suo dovere di Spartano non lo spinse oltre il limite. Ha menzionato un altro uomo. Cosa puoi dirmi di lui? Ho sempre sperato che non scoprissi la verità. Ma ci sono delle cose che devi sapere se vogliamo fermare la setta. Che vuoi dire? Mi cercò prima che incontrassi tuo pa... Nicolao. Non ho sue notizie da molto tempo. Saperlo avrebbe solo complicato le cose. Avevi comunque il diritto di sapere. Hai fatto quello che ritenevi giusto, come ogni madre. Non capisco perché la setta abbia preso di mira la nostra famiglia. Ci sono molti motivi, tesoro. Ma che cosa gli abbiamo fatto? Ora che siamo di nuovo insieme, la questione è cosa potremmo fargli noi. Loro ci temono. I tuoi antenati sono stati una spina nel loro fianco per generazioni. Hanno deciso che devono sterminarci perché i loro piani abbiano successo. Se è la nostra famiglia che temono, la riuniremo e daremo loro una ragione per avere paura. Molti hanno cercato di fermarli e hanno fallito. Noi non siamo come gli altri. Dove gli altri hanno fallito, noi trionferemo. So che hai lasciato Sparta, ma come sei finita su quest'isola? Non potevo restare al fianco di Nicolao dopo quello che fece. Dovevo abbandonare Sparta. E perché qui? Vidi un'opportunità per aiutare la gente, per costruire qualcosa. Fui eletta per governare e proteggere quest'isola da chi voleva rovinarla. Hai fatto qualcosa di incredibile. Asso è fortunata ad averti come sua guida. Abbiamo incontrato molte difficoltà, ma sono fiera di quello che abbiamo ottenuto. È un peccato che non ci siano molte guide come te. Proseguiamo questa discussione dove l'odore di morte non è così forte. Vieni con me. L'isola è meravigliosa. Già. Sparta non può competere con le spiagge di Nassau. Sparta. Ricordo solo la base del Monte Taigeto. Quando ti portai dalla Pizia in fasce, non disse che avevi vissuto nulla. Disse che avevi grandi speranze. La Pizia non sa nulla del futuro. Forza! Il tuo generale è stato rapido a dare l'allarme. Timo sa che Paro è un attacco. Le intenzioni dei nemici sono chiare. Inviano soldati, non potrebbero essere più chiare di così. Forse c'è un errore, ma è troppo facile. Ora non c'è dubbio che siano nostri nemici. Nemici che potrei aiutarvi a sconfiggere. Ne parleremo più tardi. Ma credo che tu abbia ragione. Paro deve essere fermata. Il tempio prende forma, Evandro. Resterà in rovina se non avremo altre donazioni, purtroppo. I fondi non possono andare solo ai soldati. Possono, se non vuoi che il tempio venga distrutto dai nemici. Ma vedrò cosa posso fare. Riprendere la costruzione è una buona azione. Ligdami era un grand'uomo che merita di essere onorato. Le sue battaglie contro la corruzione e l'oligarchia sono lezioni che tutti dobbiamo ricordare. È mia intenzione completare il tempio. Grazie, Fenice. È stato un giorno davvero strano. Ma uno buono. Ne ho avuti di peggiori. Anch'io. Sei diventato un uomo straordinario.
ma vedo il fardello che grava sulle tue spalle. Credo che trovarti lo abbia alleggerito. Ne sono lieta, ma mi chiedo perché gli dei ci abbiano riunito ora. Forse ritengono che la nostra famiglia debba finalmente ricongiungersi. Dobbiamo davvero ricongiungerci. Dobbiamo trovare Cassandra e salvarla dalla stretta della setta. Sono la causa di tutto il nostro dolore. E se non agiamo, causeranno sofferenza a molte altre persone. Mi sono lasciata alle spalle quella vita nel momento in cui ho lasciato Sparta. Ora devo occuparmi di Nasso. Lascia che ti aiuti. Possiamo proteggere Nasso e dare la caccia alla setta insieme. Mirine, il simposio sta per iniziare. Per gli dei. Scusami, tesoro, l'avevo dimenticato. Prepara i cavalli, arrivo subito. Il simposio? Devo dimostrare al popolo che la sua guida è forte e sicura. A volte dobbiamo mostrare al mondo di avere polso, anche se il caos alberga dentro di noi. Ti aiuterò a fermare la setta, ma prima di lasciare Nasso devo assicurarmi che possa sopravvivere senza di me. Cosa ti serve? Bisogna affrontare Paro. Indeboliamo la loro posizione. Quando saranno vulnerabili, diventeranno più imprudenti e li colpiremo. Che cosa hai in mente? Dobbiamo costringere la flotta di Paro ad affrontarci e distruggerla. Ma il mio ammiraglio, Euneo, è scomparso. Era diretto a Paro per negoziare una tregua, ma non ha fatto ritorno. Non temere. Lo troverò. Se hai bisogno di me, sarò al simposio. Ma mostrati più amichevole se deciderai di farmi visita.